Amici della Nuova Vaga, buonasera, siamo qui con Mind the Gate, Waiting for an Happy Hand, e abbiamo qui Paola Tarantino e Michele De Girolamo. Dunque, il titolo Mind the Gate racconta di uno spettacolo scritto e diretto sempre da Paola, da un'idea di Paola e Laura Isaia, una fotografa, giusto? Sì. Abbiamo sei personaggi ad una panca, sei individui alla fermata di una metropolitana, crocevia di una strada sotterranea da cui non si può risalire. Bisogna andare. Si avvicinano l'un l'altro, si scoprono simili, ma ciò non basterà ad evitare il conflitto. Ma cosa succede in realtà? Ma in realtà succede che questi sei personaggi si incontrano e non si vorrebbero incontrare perché tutti e sei sono lì per uno scopo preciso, molto personale e che di solito, almeno nell'immaginario collettivo, si vive in solitudine, che è appunto quello di suicidarsi. E invece si ritrovano in sei ad aver deciso di compiere questo gesto nello stesso momento e quindi sono costretti a dover combattere quel desiderio della propria solitudine, proprio di mantenere forte lo spirito individuale che c'è, individualista che c'è in questo gesto, e invece il confrontarsi, il doversi guardare, annusare, a volte smascherare per ciò che si è. E questo smascheramento li riporta in realtà a un filo conduttore unico. E sono tutti e sei artisti, tutti e sei personaggi che hanno fatto della loro vita e della loro morte un'opera d'arte. Dunque, artisti diversi, ma ricordiamo che non è solo uno spettacolo teatrale, ma c'è anche qualcosa di fotografico, c'è un progetto fotografico dietro, giusto quello di lavoro. Sì. Come avete combinato le due cose? In realtà, come abbiamo combinato le due cose, il progetto fotografico è partito prima della scrittura e delle prove. Noi è stato un processo creativo abbastanza lungo, cioè io e Laura ci siamo ritrovate a fine gennaio ad avere questa intuizione comune, che è nata attraverso la lettura di un testo che è una galleria di suicidi di Antonio Castronuovo, e da lì ci è venuto naturale immaginarli in questi scatti fotografici immortalati, nei loro attimi di vita. E da lì siamo partiti in realtà a costruire tutto quanto quello che poi è stato proprio lo spettacolo in sé. E Michele, dunque, tu sei uno degli artisti che tenta il suicidio, qual è il tuo personaggio? Che cosa di particolare? Sì, io sono uno dei sei, interpreto Abdallah, che praticamente è l'unico che non ha lasciato, mentre gli altri sono scrittori, un pittore, non ha lasciato un materiale che adesso è tangibile, perché è un funambolo, quindi viene dal circo ed è l'amante di Jean Genet. E quindi che un po' ha creato questa immagine come di perfezione, come Jean Genet voleva. Infatti ha anche scritto un testo che si chiama Il Funambolo, dove descrive questa immagine perfetta che in realtà questo il mio personaggio, che è Abdallah, magari avrebbe vissuto in un altro modo se non avesse fatto questo incontro. Quindi quanto la potenza degli incontri possano portare la vita appunto in quest'ultima metro, dove si incontrano questi personaggi che siamo al limite. No? E come hai affrontato il tema del suicidio? È stato interessante perché appunto i personaggi che ha scelto Paola vanno proprio a fondo in quelle che sono magari le emozioni che possono portare, quindi la solitudine, questo senso di vuoto, questo amore che non viene compreso, l'abbandono. Quindi alcune dinamiche magari ovviamente con l'età si conoscono, no? Magari uno non pensa mai a un atto così estremo, però in qualche modo viene. Non dico si comprende, però ci sono delle motivazioni così forti che dice forse non c'era altra soluzione. Quindi in questo modo mi sono posto molte domande. E poi anche il testo, lo spettacolo come è scritto, porta a, almeno per me quando l'ho letto la prima volta, a conoscere meglio questi personaggi che hanno scritto tanto, come Sarah Kay, Sylvia Plath, e quindi portano anche a capire come sentivano loro la vita, quindi questo sentire in modo forse troppo profondo, proprio sotto la pelle, e quindi senza filtri, e quindi alcune cose era quasi inevitabile per loro, c'era proprio la happy end scelto inevitabilmente da questi sei personaggi.
Oh, voi siete scena al teatro dei documenti, una scenografia quasi naturale, no? C'è qualche cosa di particolare che poi ci puoi svelare? Come te l'ha allestito lo spettacolo? Guarda, in realtà è uno spazio molto forte, per cui noi che siamo in scena dobbiamo confrontarci con uno spazio che non è neutro per niente. Mm-hmm. E questo però ci ha fatto paradossalmente trovare delle soluzioni che facessero sì che lo spettacolo si adeguasse allo spazio ospitante. Quindi abbiamo semplicemente, invece di delimitarlo come in origine era, l'abbiamo delimitato con pezzi di teatro, adattandolo con dei pezzi del teatro che già erano lì, e quindi ci restituisce comunque quello che noi intendavamo poi riportare al pubblico. Bene, allora ricordiamo Mind the Gate, Waiting for an Happy End, al Teatro dei Documenti a Via Nicola Zebaglia dal 17 al 22 febbraio. E in bocca al lupo. Crepi. Sì, crepi.